Una città verticale, difficile da filmare e da scoprire come le storie dei suoi personaggi. Potenza e il suo hinterland sono il set di questa nuova pellicola, che vede Simone Aleandri in regia, protagonista Ambrangiolini, e nel cast nomi come Mimmo Mignemi, Matteo Carlomagno e Alessandro Aver. Una grandissima opportunità e noi speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di queste opportunità che darà alla nostra città molta risonanza. La notte più lunga dell'anno, è il solstizio d'inverno, a cavallo tra il 21 e il 22 dicembre, è quella in cui si intrecciano storie e drammi di una provincia del sud, finora tagliata fuori dai set televisivi. Città di Potenza è attrice, protagonista, la sua architettura, i suoi fondali, il suo mistero, anche le sue difficoltà si riflettono e incombono sui personaggi. Io sono uno di questi personaggi. Filippo Cerverizzo, uno degli aspetti meschini della notte, perché è uno strozzino e non vive la vita alla luce del sole. Un buio che sembra non passare mai, ma che alla fine cede all'alba di un nuovo giorno. Una scelta funzionale al racconto che ci aiuta a mettere a fuoco il carico emotivo dei personaggi, ma anche dei luoghi. Nelle corde di ogni artista questo, no? Cioè farci individuare qualcosa che è davanti a noi, ma non abbiamo avuto la capacità di vederlo se non cambiando un'angolazione di visione, che è quello che generalmente un artista propone.